In descrizione trovate due link che vi portano a un canale Discord e a un canale Telegram. Vi porteranno nella community di Inazuma Eleven Italia, la community italiana di Inazuma Eleven più grande. Mi raccomando, seguiteci. Oppure no, non sono il vostro padrone, però se vi unite potrete chattare con tanta bella gente che ama il mondo di Inazuma Eleven. Vediamo un po', va. Inazuma Eleven è di level 5 a Kiroino, certo. Ovvio. Purtroppo queste cose a livello legale sono una seccatura improponibile, però ci devono stare perché la nuova serie di Inazuma Eleven sta arrivando, vai! Il logo... Ah, 25 marzo, 8 aprile la data d'uscita? Pare di aver letto. Dicevo, il logo è sempre bello. Ah, ma... E quello era il font che si è visto nei trailer vecchi, se non sbaglio. E questa era... Mi pare che sia Liocott questa. Bello lo Sento carico stadio. come non mai. Ovviamente De Angelis. Ok. Bello l'effetto del fuoco. Mi piace. A quanto pare tante vecchie conoscenze sono riunite nello stadio del Football Frontier. Spot del giro. Ehi. No, bro. Football Frontier. A parte Mark qui è incazzatissimo, ma... Aspetta. Eccolo! Ecco, l'avevo visto allora! È lui! Allora, questo è Mark. A parte bellissimo sto mugshot. Ah, mi sembrava Victor così a primo impatto, ma no. È diverso, perché io più o meno so com'è la storia, perché un po' me ne ha parlato Bruno. Però non penso che vada a finire con Mark che è il cattivo, dai. No, Mark è buono, questo sarà sicuramente qualcun altro che gli somiglia. Oddio, c'ha un po' di Canon, però Canon... Boh. Eccolo Calcio, Canon! lo sport che racchiude emozioni, gioie e trionfi in un pallone. Ehi, Questo sport Ultralem! meraviglioso però si trovava È in uno Ultralem! spazio-tempo di cui Almeno mi nessuno pare era a lui. conoscenza. Un nuovo torneo! 3 il 25 marzo e l'8... Oddio, sì, dovrebbe essere tra il 25 e l'8 aprile, insomma. Hello, guys. Si è dato una finestra di lancio. Il torneo è iniziato. Oh. Ora ritorniamo alle nostre squadre. È meglio non sporcare il piano del maestro. Non vedo l'ora di vendicare il piano di Gaia. Cosa? Ok, è finito. Wow. C'è un bel po' da dire. Aspetta però, cavolo, ora Gaia mi sta fottendo il cervello. Aspetta. È quella Gaia che penso io? La squadra Gaia che non è mai apparsa nel 2, ma è apparsa in Diogre? Quella Gaia è la squadra? O è una Gaia... Il piano di Gaia sembra quasi una persona? Perché se il concept è rimasto fedele a quello all'inizio, non dico nulla per chi non sa niente, potremmo star parlando di Gaia, la squadra della Genesis, formata dalle migliori squadre dell'Aius Academy, non della Genesis, mi sono sbagliato, la squadra formata dalle migliori squadre dell'Aius Academy, che entra in scena finalmente. Se ne è parlato nel 2, viene accennata Gaia in Inazuma Eleven 2, e se non sbaglio anche nell'anime, però non si è mai vista poi. Mentre nel 3 compare in Diogre, poi figuratevi, una versione proprio che si sono filati in quattro persone, io e i cugini degli sviluppatori. Quindi, il piano di Gaia entra in azione. Comunque, iniziamo analizzando un pochino, insomma, il tutto. Abbiamo una data di rilascio, tra il 25 marzo e l'8 aprile, quindi in teoria... non penso lo faranno in due parti l'episodio, ma sarà un episodio unico che verrà rilasciato tra il 25 marzo e l'8 aprile. Questa è l'isola di Liocott. Mi pare che sia Liocott, c'ha questa forma strana e quindi vabbè, mi piace comunque l'immagine in alta definizione. Lo stadio è stato fatto appunto da Bruno, se non erro, un rendering in 3D con Blender, mi pare che disse che usava.
anche avesse usato cinema 4D, bello comunque. Mi piace come è fatto, è molto molto meglio rispetto a quello che c'era prima. Abbiamo Mark, ok, sembra un Mark più grande effettivamente, è cresciuto, quindi ci sta. Ok, anche qui è scritto, ok, lo stadio. Mi piace il movimento di camera, mi piace il movimento che fa la camera, buono. Oddio, forse qui la transizione è un po' troppo veloce, ma... non so, mi pare che manchi qualcosa, però. È un po' piatto, forse non è tanto il colore... Ah, le ombre! Ecco perché è un po' piatto, vabbè, vabbè, dai. Si vede per pochi secondi. Sì, sì, ecco, infatti questi gli in-frame sono fatti un po' così, ma ci sta, dai. Va bene comunque. Allora, mi piace la palla che si deforma quando viene calciata. E beh, porca miseria, guarda, Axel è troppo bello. Allora, andiamo un po' a... Allora, fuoco. Bello l'effetto del fuoco. Non come l'anime, quindi già mi piace. Perché l'anime era proprio una fiammata, invece qui proprio si vede che sembra quasi più... una cosa che scaturisce dall'animo del personaggio e non perché il pallone si infiamma. Bello. Oddio, ha asuto un pochino così, ma vabbè, consideri... Oddio, mica so... non ho capito però se sono passati solo gli anni dal primo Football Frontier o se... e quindi i personaggi vengono trasportati nella linea temporale unica, come appunto avverrà in Victory Road... o se sono passati 3 anni per tutti e vengono trasportati dalla loro linea temporale dopo i 3 anni e appunto impiantati in quella che è in corso. Comunque se sarà un discorso un po' da approfondire magari. Cazzatissimo, qua Nelly ancora non ha concluso nulla probabilmente. E poi c'è questo mugshot, bellissimo. Con lui che si trasforma... che poi... è talmente veloce che non so come ho fatto a captarlo. Io ho letto i nomi prima e stavo pensando, vabbè, magari ci penserò dopo. Zaxa Blades, mai sentito. Rox Foster, mai sentito. E John Sharp. Vabbè, Aiden e sopra ce li abbiamo gli altri. Potremmo star parlando delle future generazioni come Canon è il nipote di è il pronipote di Mark, anche Zaxa e Rox e John potrebbero essere i pronipoti di, rispettivamente di Blades, Foster e Sharp. Ma non riporterebbe comunque, perché il nipote di Axel è Masato o Golden, non so come lo chiamano, neanche mi ricordo come lo chiamano in italiano. E poi abbiamo questa parte finale di Statizia che dice di Gaia. Bisogna portare avanti il piano di del maestro del piano di Gaia. Ora, io mi sono fatto un film già. Gaia, secondo me, è la squadra finale, la squadra più forte del torneo, quindi arriverà per direttissima in finale. E sarà, magari, visto quel Mark malvagio che abbiamo lì, magari sarà Mark, magari non sarà Mark. Ci sarà però questa squadra in finale con tutti quanti i giocatori più forti del mondo, presi dalle loro varie linee temporali, e potrebbe essere la squadra che... i nomi dei personaggi che vediamo lì scritti qui in questo grafico. Poi missione calcio, cioè, ragazzi, potrebbe essere Gaia formata da questi giocatori, quindi Canon potrebbe stare dalla parte del male. Perché no? Perché mai dovrebbero essere tutti quanti buoni per forza? Potrebbe starci. Comunque, secondo me, se è Gaia la squadra direttissima in finale, la squadra poi che l'affronterà sarà quella formata da tutti i giocatori più forti delle squadre che sono già uscite fuori. Quindi avremo sicuramente una squadra composta dai personaggi più forti e più amati dalla community. È normale poi che i personaggi più forti sono anche quelli più amati, perché uno si identifica in un personaggio forte. Perché dovrei identificarmi in una schiappa? Mi identifico in un personaggio forte. Per quanto riguarda poi tutto quanto il resto, grafica migliorata, animazioni nettamente migliorate, che fa capire insomma che l'altro trailer aveva diverse incertezze in alcuni punti. I frame sono 24, mi pare che ha detto Bruno, quindi animazione classica, colore ok, il 3D, mamma mia, il 3D reso benissimo a sto giro, non gli si può dire niente per il 3D. Colore ok, forse l'editing anche è migliorato.
anche l'editing è migliorato e si vede. Per il resto, boh, io mi sto facendo sto film di Gaia, dato che poi è un torneo. Per questo stavo parlando appunto che andrà per direttissima in finale. Insomma, sarà un po' un'inazumata, che si usa fare così in Inazuma, che la squadra più forte composta dai malvagi arriva in finale e poi quelli più forti si uniscono delle varie squadre che hanno perso e formano un'ulteriore squadra. Ci sta. Ad ogni modo, in descrizione però trovate, vi ricordo, i link a due gruppi, o meglio il gruppo di Inazuma Eleven in Italia, che ha sia un canale Telegram sia un canale Discord. Sono il gruppo più grande in questo momento in Italia. Mi raccomando, se volete parlare di Inazuma Eleven, affrontare tornei, affrontare sfide, quant'altro, competitivo, quello che vi pare, quello è il posto giusto che fa per voi. Telegram e Discord anche. Per questo video è tutto, vi lascio in descrizione, a parte i link, il canale di Bruno, il trailer e tutti quanti gli altri link utili che trovate sempre. Inoltre, se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.